Tu, non, al contrario di altri tuoi compagni di squadra, hai vissuto una sorta di doppio esilio, se vogliamo chiamarlo così, sì. no? eh, però sotto osservazione, ma era comunque un esilio. Certo, perché il primo dopo la primavera, che comunque avevo fatto anche un po' in prima squadra, anche se non avevo esordito, comunque ero... Chiamato, cioè eri stato spesso, chiamato sì, agli allenamenti squadra. della prima squadra? Poi sono, ho iniziato la preparazione, poi sono stato mandato in prestito a Sant'Arcangelo, dove non ho giocato molto, ho fatto otto presenze. Come mai? Ah, eh, lì sono scelto l'allenatore eh. comunque un ragazzo alla prima esperienza, poi il mio ruolo non è come magari un attaccante stai perdendo lo butti dentro. È eh, comunque ruolo, terzino, un ruolo. un ruolo più tattico eh, di scelta, esatto, no? Esatto, di scelta. Eh, avendo anche davanti un, un, un giocatore più esperto, ci stava a non giocare. Ecco. E forse Però è anche per questo molto. che hai scelto, o non so se è stata una scelta obbligata, comunque hai preferito andare a giocare tanto, seppur in Serie D. Sì, secondo me un anno da protagonista in Serie D ti fa crescere molto di più, nel senso comunque avere continuità. Eh, nel nel giocare partite è importantissimo.